Alessandro Grande, che partita oggi a San Marcellino contro questa Montecatini molto tosta, ostica. Alla fine siete riusciti ad averla vinta con alcune individualità, ma soprattutto con uno spirito di squadra che è emerso nella seconda parte della gara. Sì, penso che loro siano una squadra tra le migliori sicuramente, perché sono completi un po' in tutti i ruoli, hanno molta fisicità e questa è quella che noi abbiamo sofferto soprattutto nei primi due quarti. Siamo andati molto in difficoltà e loro hanno preso un vantaggio che comunque siamo riusciti un po' a limitare all'intervallo, però prendendo sicuramente troppi punti, 46 all'intervallo. Dopo io veramente, non lo so, credo di amare alcuni dei miei compagni, perché veramente, cioè, si sono tuffati tutti per terra, chi prima aveva giocato di più, chi gioca di meno di solito, ognuno ha messo qualcosa che poteva in ogni reparto, in ogni modo, in attacco, in difesa. Cioè, credo che oggi, nonostante qualcuno abbia fatto prestazioni sicuramente che spiccano rispetto ad altre, ok, ma non può non uscire fuori come messaggio lo spirito che questa squadra sta dimostrando e che anche oggi, cioè, veramente secondo me è stato trascinante, ed è quello che alla fine ci ha dato l'energia nei momenti di stanchezza, ci ha permesso di fare quella cosa in più quando la palla non entrava. Cioè, oggi è stata veramente una partita dura, con loro veramente dura, e che ci siamo andati a prendere di carattere, diciamo così. Lo spirito di squadra che viene riconosciuto anche da questo fantastico pubblico, che sta crescendo di giornata in giornata, è un pubblico fatto di famiglie, di bambini, di gente che pratica questo meraviglioso sport in questa meravigliosa città. Quali sono le vostre sensazioni? Il modo in cui avete festeggiato oggi sembrava quasi la vittoria del campionato per andare in Serie A2. Non nominiamo più queste parole? No, noi siamo contenti quando vediamo che la gente è trascinata, come dico, da questa squadra, perché probabilmente, e sono sicuro, qualcosa trasmetteremo, e noi ci teniamo tanto, lavoriamo tutti i giorni, Andrea ci tiene lì su ogni singolo particolare, e noi, se sentiamo che la gente ci viene dietro, ci dà quella forza in più in ogni momento veramente, e se riusciamo comunque a trasformare casa nostra in un fortino, soprattutto andando avanti diventerà sempre più importante, perché ogni volta che si gioca in trasferta è dura con chiunque in questo campionato, classifica togliendo, e anche oggi il pubblico che ci ha dato una grande mano, come è successo anche altre volte, e anche la nostra esplosione finale secondo me è stato un condividerla con loro, perché si è creata un'atmosfera particolare. Noi vorremmo sempre più gente, sempre più appassionati, famiglie, bambini, anziani, chi ama il basket, chi non lo ama. Secondo me, se viene al campo, se qualcuno porta gli amici, potremmo riuscire anche a far innamorare qualcuno di questa squadra, di questo sport e di questa città. Noi siamo innamorati già, quindi questo. Va bene.